quando sei arrivato ti stavo aspettando con due occhi più grandi del mondo. Mi minore, anulare medio, entrambi al secondo tasto ma della quarta e quinta corda. 1 1 1 1 2. Amici miei, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Se mi vedete rosso qui sotto non ci fate caso, oggi per farmi la barba, non so che cazzo ho combinato, mi sono graffiato tutto. Regà, le sto rincoglionendo. Oggi studieremo insieme Mille di Fedez, Achille Lauro, Orietta Berti. È uno dei tanti brani estivi che mi avete chiesto in tantissimi. Anzi, a proposito, scrivetemi subito qui sotto nei commenti quali sono gli altri brani che volete imparare. Così, regà, io leggo tutti i vostri commenti e cerco di capire quali sono i brani che vi piacciono di più. Come al solito, prima di cominciare il tutorial, vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube. Ma non è che lo fate dopo o domani. No, lo dovete fare subito e attivate anche la campanellina, così ogni volta che pubblicherò nuovi video vi arriverà la notifica che vi avvisa e in questo modo, raga, sarete sempre aggiornati su tutto. Vabbè, raga, cominciamo subito a studiare il brano e per prima cosa, come al solito, studiamo tutti gli accordi che incontreremo nel brano. Allora, tranquilli, dopo vedremo accordo per accordo, vi farò vedere ogni accordo come si suona, però il giro di accordi è questo qui: Re maggiore, Si minore, Mi minore e La maggiore. Re maggiore, medio e indice, entrambi al secondo tasto ma della prima e terza corda, anulare al terzo tasto della seconda corda. Si minore, barré con l'indice al secondo tasto, medio al terzo tasto della seconda corda, mignolo e anulare, entrambi al quarto tasto ma della terza e quarta corda. Se vi risulta difficile fare il barré, potete evitare di farlo e con l'indice suonate esclusivamente il secondo tasto della prima corda, ma in questo caso con la mano destra dovrete suonare dalla quarta corda in giù. Mi minore, anulare medio, entrambi al secondo tasto ma della quarta e quinta corda. La maggiore, mignolo, anulare medio, tutto al secondo tasto ma della seconda, terza e quarta corda. Per quanto riguarda il ritmo della mano destra, potete utilizzare questo pattern. Allora dovete pensarlo in 4 pulsazioni. Sulla prima, seconda e terza pulsazione suonate una pennata verso giù. Sull'ultima pulsazione suonate una doppia pennata, una verso giù e una verso su. 1, 1, 1, 1, 2. Aspettando con due occhi più grandi del mondo, quante stelle ci girano intorno, se mi porti a ballare labbra rosso Coca-Cola, dimmi un segreto all'orecchio, stasera hai risolto un bel problema, e va bene così, ma poi me ne restano mille, poi me ne restano mille. Bene, per oggi è tutto, se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like e una cosa importantissima, qui sotto a voi c'è il tasto condividi, condividete il video dappertutto. Voi regà direte, vabbè, ma che cambia se lo condivido o non lo condivido? Ah regà, cambia completamente, perché con le vostre condivisioni il mio canale YouTube può crescere e questo è importantissimo perché mi permette di continuare a portare tutti i contenuti che sto portando. Come sempre vi ringrazio tantissimo per la visione e vi aspetto al prossimo tutorial. Ciao!